Cominciamo con le presentazioni, tanto vi ringrazio di essere qui. Cominciamo dalla mia sinistra, Oriano Betti, il segretario del PD di Zola Predosa, Franco Luongo, il capogruppo in consiglio comunale per il PD a Zola Predosa, alla mia destra Ivo Gianstefani, assessore comunale a Zola Predosa, e Marilena Melchiorri, assessore comunale a Zola Predosa. Sottoscritto Raffaele Donini, sono coordinatore dell'esecutivo provinciale del PD. Do subito la parola a chi è che comincia, Ivo Gianstefani, per le comunicazioni che i consiglieri e gli assessori di Zola intendono fare in questa conferenza stampa, ringraziando tutti voi giornalisti per essere qui. E do la parola a Ivo Gianstefani. Grazie. Buongiorno a tutti, da parte mia anche. Naturalmente parlo a nome anche delle mie colleghe assessore di giunta, Liviana Neri, che è assente per un impegno improrogabile, e l'assessore Marilena Melchiorri, che invece siede qui al mio fianco. Siamo giunti a convocare questa conferenza stampa per argomentare e motivare brevemente le dimissioni dalla giunta comunale di Zola Predosa, e ci rendiamo conto che è un evento senza precedenti nella recente storia amministrativa del nostro comune, ma è altrettanto vero che una situazione come questa non si era venuta a creare prima di questo momento. Desideriamo quindi evidenziare che già a partire dalla verifica di metà mandato del 2007, che si era protratta tra l'altro oltre un anno, si erano evidenziate e manifestate le problematiche che via via si sono poi rese insostenibili per completare l'adempimento del nostro mandato amministrativo. Situazione che si è ulteriormente aggravata in relazione ad alcune gravi scelte compiute dal nostro sindaco negli ultimi mesi, quali la sua progressiva riduzione al minimo essenziale del normale e doveroso interscambio dialettico e di confronto con gli assessori per la gestione degli obiettivi delle nostre deleghe, la nostra sostanziale e progressiva esclusione dal processo di elaborazione e dalla predisposizione degli atti di governo con i rispettivi servizi di riferimento, attività indispensabile alla gestione operativa delle nostre deleghe e alle nostre conseguenti responsabilità amministrative e politiche. Ci riferiamo in particolar modo ai temi urbanistici, che per gli importanti interventi di trasformazione in fase di attuazione e per le fisiologiche evoluzioni in corso richiedono molta attenzione, condivisione, determinazione delle scelte e, in una parola sola, coordinamento e lavoro collegiale. Ci riferiamo anche ai temi generali dell'associazionismo, quello sportivo, quello culturale, quello ricreativo, così diffuso, così dinamico, così variegato nel nostro territorio, che richiede coinvolgimento, coordinamento, condivisione, pari considerazioni e pari trattamento. Da oltre 6 mesi poi non partecipa il nostro sindaco più agli incontri settimanali del gruppo consigliare del Partito Democratico e degli assessori. Questo è un ambito essenziale e fondamentale per l'approfondimento dei temi, per il confronto delle opinioni, per la condivisione delle scelte da compiere, che sono poi da approvare nelle sedute di Consiglio Comunale. Infine, l'annuncio pubblico del 22 gennaio di volersi ricandidare a capo di una lista in contrapposizione a quella dell'attuale coalizione di centro-sinistra e contro il nostro partito di appartenenza, solo quindi l'alto senso di responsabilità istituzionale sempre esercitato con lealtà, con trasparenza, con passione nell'espletamento delle nostre funzioni, ci ha imposto sinora di rimanere ai nostri ruoli, in particolare per giungere all'approvazione del bilancio preventivo del 2009, per assicurare e garantire la continuità dell'azione dell'amministrazione comunale e la piena operatività nella gestione dei servizi del nostro comune. Ma giunti a questo punto e avendo constatato da tempo che è venuto meno il rapporto di fiducia bilaterale che deve sempre legare il sindaco ai propri assessori, siamo pervenuti alla completa e consapevole maturazione della nostra improrogabile e irrevocabile decisione di dover rassegnare le nostre immediate dimissioni dall'incarico che ci era stato conferito dal sindaco. Grazie Ivo, do la parola ora a Franco Luongo, capogruppo del Consiglio Comunale, Zola Predosa. Buongiorno a tutti. Comunicato al gruppo consigliare del Partito Democratico, consiglieri comunali e gli assessori del Partito Democratico, come anticipato l'assessore Gian Stefani, si dimettono dai rispettivi incarichi ricoperti nell'amministrazione comunale di Zola Predosa.
è un atto importante e significativo che compiamo oggi con la consapevolezza e la responsabilità di aver agito lealmente per garantire che il comune di Zola Predosa e i suoi lavoratori possano continuare nei prossimi mesi a garantire i servizi e prestazioni ai cittadini e alla comunità zolese con piena operatività. È solo per il rispetto delle istituzioni, per la tutela degli interessi della collettività, che poniamo al primo posto nel nostro agire, avere garantito il nostro impegno per l'approvazione del bilancio preventivo 2009, che, come i precedenti, è stato approvato nei tempi e nei modi che la legge prescrive e che, grazie all'impegno dei lavoratori e delle lavoratrici del Comune, garantisce la continuità necessaria ai servizi. Giancarlo Borsari ha confuso il legittimo, trasparente e franco giudizio che abbiamo espresso sul suo operato con un'ostilità nei suoi confronti, dimostrando in tal modo di non aver compreso e di non saper accettare le regole democratiche che devono governare un partito ed una istituzione. Da diverso tempo, ha infatti interrotto i rapporti con la propria maggioranza, disertando sistematicamente gli incontri del gruppo consiliare del PD e riducendo drasticamente il confronto ed il coinvolgimento degli assessori nella quotidiana attività di programmazione e gestione delle deleghe che lui stesso gli ha affidato. Nonostante questo, da parte nostra, non è venuto meno il corretto e leale sostegno alla sua azione e agli adempimenti che il nostro ruolo richiedeva per impedire il blocco delle attività e per non eludere le aspettative dei cittadini. La sua decisione di candidarsi a capo di una lista, in contrapposizione alla coalizione che lo ha eletto e sostenuto, lo ha di fatto posto al di fuori del PD e ha fatto venir meno il rapporto fiduciario che lega un sindaco alla maggioranza consiliare che lo sostiene. È quindi sua la responsabilità primaria del gesto grave che oggi adottiamo. Noi non possiamo accettare che questi ultimi mesi del mandato possano essere usati per piegare ad un uso personalistico ed estemporaneo prerogative e strumenti che sono stati affidati democraticamente dai cittadini per gestire con trasparenza ed efficacia la cosa pubblica. Non possiamo accettare che organi legittimamente eletti e nominati non possano esercitare in pienezza le loro funzioni perché esclusi o scavalcati dai suoi atteggiamenti. Non possiamo accettare che chi ha ricevuto il nostro leale appoggio ci consideri oggi avversari e persone non degne. Da sempre siamo convinti che l'assunzione di responsabilità istituzionali e di governo debba accompagnarsi ad uno spirito di servizio verso la comunità, all'accettazione della prassi democratica per cui il consenso deve essere conquistato con il confronto e la collaborazione e non può essere imposto dalla logica dei ruoli. Siamo convinti di aver servito in questi anni la comunità zolese con impegno e dedizione per garantire quella qualità del governo locale e quella qualità dei servizi e delle prestazioni che è stata gradita e premiata da molti anni, con il consenso della maggioranza dei cittadini e delle cittadine. Con questo spirito e con questa volontà, pur nella consapevolezza della straordinarietà del momento, non ci tiriamo indietro. Anzi, più che mai siamo impegnati a lavorare per presentare alla comunità di Zola Predosa un progetto all'altezza dei bisogni e delle aspettative, una coalizione larga e coesa, candidature forti e prestigiose. Grazie. Adesso chiedo rispetto per questa conferenza stampa, potete assistere, ma ovviamente non è previsto un dibattito. Allora, io volevo esprimere alcune considerazioni, innanzitutto partendo da un fatto che è bene chiarire. Questa decisione che avete appena ascoltato nelle parole del capogruppo e della delegazione di giunta del PD è una decisione che nasce ovviamente in autonomia da parte del Partito Democratico di Zola Predosa e in particolare come scelta autonoma del gruppo consigliare del PD di Zola Predosa. È una decisione sofferta che noi ovviamente comprendiamo come federazione e quindi è bene, diciamo, focalizzare innanzitutto questo aspetto. Una decisione maturata dopo un'esperienza molto faticosa, lunga tutto il mandato amministrativo e che ha raggiunto in questi ultimi mesi un livello di insostenibilità pressoché totale. Zola Predosa è un comune ben amministrato da moltissimi anni, è un comune che vanta una rete di servizi al cittadino molto importanti,
e in cui il Partito Democratico affonda le radici di un buon governo che si, diciamo così, esprime da diverse legislature. Alla base di questa buona amministrazione c'è la capacità dei nostri amministratori, dei sindaci che si sono succeduti in questi anni, di fare squadra, di tenere insieme le migliori energie e le risorse del territorio e di avere un'interlocuzione positiva e propositiva con il partito e coi cittadini. Questa è una situazione che oggi è venuta a mancare, perché come è stato ben espresso insomma, sia dall'assessore Gian Stefani sia dal capogruppo Luongo, la situazione è tale per cui oggi abbiamo un sindaco in carica che pubblicamente ha già dichiarato di costituire una lista alternativa e quindi avversaria a quella che metteranno in campo il Partito Democratico, l'Italia dei Valori, l'Alleanza per Zola e altri alleati di sinistra. E quindi è del tutto evidente che si crea una frattura nel rapporto di fiducia fra il gruppo maggiormente espresso in consiglio comunale, il Zola, il PD e il sindaco. E quindi una scelta che va rispettata per quello che è il tentativo generoso di fare chiarezza di una situazione che non poteva più essere tollerata né tantomeno sopportata. Io credo che si debba anche fare chiarezza su un aspetto che a me preme sottolineare. Insomma, il Partito Democratico a Zola Predosa ha, assieme agli altri alleati, un consenso molto ampio, non perché è annoverato come burocrazia di partito. È formato da centinaia di iscritti, militanti, volontari che maturano la loro esperienza nelle feste dell'unità, nelle iniziative di autofinanziamento, nelle riunioni che si fanno dentro i circoli, nella discussione che viene continuamente esposta dal punto di vista anche programmatico e politico, ed è un partito che ha profonde radici nella società e che discute profondamente al suo interno. Alla base, questa discussione che è avvenuta in maniera seria, rigorosa e chiara, è stata fatta una scelta da parte del Partito Democratico di una candidatura nuova, quella di Stefano Fiorini, attuale consigliere comunale, è stata presentata anche la settimana scorsa in una partecipata assemblea a Zola Predosa, al termine di un percorso di discussione e di dibattito con cui il partito ha sostanzialmente coinvolto non solo tutti i propri dirigenti, tutti i volontari, tutte le persone che danno un contributo reale all'attività del partito Zola, ma anche le migliori energie del mondo del volontariato, dell'associazionismo. Al termine di questo percorso il partito ha espresso una candidatura che non è quella del sindaco in carica, è quella di un consigliere comunale, una persona capace che proviene dal mondo delle professioni, ha competenza, una buona esperienza amministrativa e soprattutto la qualità che più richiedeva ad una carica monocratica per quel comune, cioè di tenere insieme le migliori energie e le risorse del partito e della società e quindi in sostanza di fare squadra. Questa è una scelta che ovviamente non è stata indolore, perché c'è stata una discussione molto aspra che ha obiettivamente la sua delicatezza, è del tutto evidente che se a valle di questa discussione, di questa scelta, il sindaco in carica si dichiara disposto a costruire una lista alternativa e avversaria al Partito Democratico, non può esserci ombra di dubbio e quindi non può esserci equivoco di sorta che questo atteggiamento lo pone al di fuori del Partito Democratico, e non può esserci ombra di dubbio né ovviamente di qualche equivoco sul fatto che si interrompe bruscamente da quella scelta il rapporto di fiducia che c'è con gli esponenti del Partito Democratico in Consiglio Comunale e in Giunta. Ovviamente io apprezzo e sottolineo anche il senso di responsabilità da parte dei nostri consiglieri, dei nostri assessori, che hanno hanno provato un bilancio preventivo che garantisce di conseguenza
il livello dei servizi e la qualità della vita dei cittadini di zona Predosa. Siamo ormai alla vigilia di una battaglia elettorale che si annuncia netta e chiara, e ovviamente ognuno a questo punto è giusto che partecipi, diciamo, nella sua, nel suo campo e nella sua proposta politica. Io concludo qui la mia introduzione, ora la parola ai giornalisti se hanno intenzione di fare domande. E magari dicendo chi siete, così loro... Okay. Francesco Orsano del Corriere della Sera di Bologna. Due curiosità numeriche: quanti sono gli assessori del PD che si dimettono? Tre. Il numero di consiglieri anche? 13. Le dimissioni avverranno in maniera contestuale da parte di tutti i consiglieri. Già oggi? Probabilmente nei prossimi giorni o domani. Oggi lo annunciamo. Io sono Pierpaolo Veronale, l'unità. La giunta complessivamente da quanti assessori era formata e chi sono quelli che rimangono? Sì, esatto, gli assessori sono 6, più il sindaco naturalmente, e sono 3 che si dimettono, quindi gli altri rimangono. Ma gli altri sono di altri? Sì, sono di altri gruppi, c'è Rifondazione Comunista, c'è il Verde. E c'è il Verde, pardon, del Partito dei Verdi naturalmente, e un assessore è entrato da poco che non so a chi fa capo. Io ho iscritto al PD e poi si è dimesso dal PD dopo questi comportamenti. Quindi è indipendente. Sono indipendente, ho abbandonato il PD. Non sei tu che fai la conferenza stampa? Scusa, se vuoi puoi. Nessuno sapeva chi era. No, però se non sei, diciamo così. Esatto, dovresti tacere e ascoltare. Vincenzo Tranello il Partito Democratico è riuscito a mandare giù la Binetti, che ha tolto la fiducia a Prodi. Chi ha tolto la fiducia? Borsari, per guadagnarsi. Borsari è il candidato sindaco di una lista alternativa al PD, sostenuta, mi pare. Ma dall'esterno questo dato si legge così, cioè questo partito riesce a prendere dentro la Binetti, che vota in Senato contro Prodi, non prende dentro Borsari. Allora, il riferimento non è, diciamo così, suggestivo, per ma, non nostro lettore, sì. Ma non appropriato, nel senso che è naturale che in un partito ci possano essere anche, diciamo, delle diversità di vedute e di opinioni, e questo ci sono state anche a Zola Predosa, ma l'abitudine, diciamo, di quel partito a Zola Predosa è quello di discutere e poi trovare una sintesi unitaria in modo da responsabilmente mandare avanti l'azione di governo locale. E poi arriva il termine della legislatura e ovviamente il partito fa un consultivo, cioè se è opportuno o meno ricandidare il sindaco scelto. C'è stata una discussione ampia che ha coinvolto lo stesso sindaco, c'è stata una presa di posizione da parte del Partito Democratico dopo questa consultazione, e poi c'è stato l'avvio, diciamo, formale delle primarie di partito, al quale il sindaco non ha preso parte per sua scelta e al quale il partito è arrivato con una sola candidatura. C'è stata una sola candidatura, di conseguenza, a norma di statuto, il candidato è conosciuto da questo tipo di procedimento. Mi chiedo un'altra cosa. Borsari a Zola, Romano Franchi al Marrabotto, un civico a Castel San Pietro, insomma gli ex dirigenti della sinistra escono e si ricandidano a sindaco, non è un brutto segnale? È un brutto segnale che per fortuna riguarda pochi comuni rispetto ai 45 comuni in cui si vota nel 2009. La quasi totalità dei comuni, ovviamente, nella quasi totalità dei comuni questi episodi non succedono. Laddove succedono, ovviamente la responsabilità non può essere liberata al Partito Democratico. Ultima domanda, scusate, Ivano Marescotti ieri ha lasciato la tessera, un'altra serie, come sta andando questo tesseramento? Tesseramento. Leggiamo Palmieri che se ne va, leggiamo Marescotti che se ne va. Allora, su queste materie che non sono inerenti, diciamo, alla conferenza stampa di oggi, ha avuto modo anche di rispondere il segretario della Federazione PD di Bologna, Andrea De Maria. Noi abbiamo buone ragioni di ritenere che alla fine del 2009 i tesserati saranno di più di quelli del 2008. Il tesseramento va bene, tradizionalmente parte con delle feste di autofinanziamento, non ci nascondiamo i problemi che lei ha sottolineato, che sono problemi che riguardano più il tema nazionale,
ma comunque in queste nostre zone, a Bologna in particolare, il Partito Democratico e il Partito di Salute, che dal punto di vista anche dei tesserati, le proiezioni, siamo convinti che non avremo problemi di questo tipo. Buongiorno, siamo Benedetta Lenda, Radicità del Capo. Volevo capire più nel merito quali sono i temi, diceva l'assessore Gian Stefani prima, i problemi sono nati sui temi urbanistici e di associazionismo. Se ci potete specificare meglio quali sono state le ragioni del contrasto. Sì, certo. Io ho fatto un riferimento naturalmente in generale ai temi urbanistici che riguardavano la trasformazione, che riguardano la trasformazione del nostro territorio, tra l'altro un territorio caratterizzato da insediamenti residenziali che lo portano a proiettarsi a circa 1500 abitanti, quindi un comune che cresce perché si trova in una cintura molto importante. Come sempre accade, negli interventi che sono profondamente a trasformare un territorio comportano sicuramente anche, dicevo, delle evoluzioni, delle elaborazioni durante il corso. Il richiamo che facevo io era appunto che durante queste trasformazioni, questa necessità anche di rivedere, di ripensare e di ricollocare determinate scelte, necessitavano appunto di un lavoro collegiale, di un lavoro condiviso, di una condivisione che consentisse di trovare ovviamente la migliore scelta. Quindi questo è avvenuto per diverse realtà. Per quanto riguarda gli aspetti dell'associazionismo, era riferito soprattutto anche lì a modalità sempre di coinvolgimento, di scelte anche di trasformazione, di ampliamento di impianti che non hanno trovato o fanno fatica a trovare, diciamo così, il consenso collegiale. Quindi noi imputiamo soprattutto questo, cioè la non ricerca della collegialità. D'altra parte, con sei mesi che non partecipa agli ambiti deputati alla discussione, è difficile che si possa avere una soluzione. Ma sullo scopo, ampliamento di impianti, un'espressione molto concreta, sull'urbanistica, di cosa stiamo parlando? Parliamo di impianti, di comparti di insediamenti residenziali, come noi chiamiamo C4 per fare un esempio, e quello del progetto del giardino campagna, quindi gli insediamenti che trasformano la connotazione urbanistica di Zola, che hanno fatto e fanno tuttora anche molto discutere, è in questo ambito che necessitava appunto un lavoro di approfondimento e di confronto sereno che consentisse di trovare la sintesi. Altri? Non conosco i numeri del Consiglio Comunale, però immagino che queste dimissioni implichino scioglimento e elezioni anticipate. No. C'è una procedura che porta a questo esito, nel caso in cui il nostro annuncio, diciamo, corrispondesse al fatto che effettivamente in maniera contestuale la metà più uno dei consiglieri comunali si dimette. Ecco, volevo capire, 13 sono la metà più uno dei consiglieri a Zero Predosi, sì. Quindi, anche per farci il commissario. Quindi un arbitro per la campagna elettorale. Domanda, quanto aveva il PD alle ultime elezioni e quanti sono gli iscritti oggi a Zora del PD? Dunque, oggi gli iscritti, abbiamo appena iniziato il tesseramento, gli iscritti dello scorso anno erano sui 1300. Era sul 48-49%. Altri? Ovviamente i testi sono stati distribuiti, sì. Bene, se non ci sono altre cose, vi ringrazio della partecipazione. Sindaco, una dichiarazione? Vuoi lasciare una dichiarazione? No, adesso non è venuto. Direi che è troppo presto. Sono metodi vecchi. Ho trovato molto debole l'argomentazione sull'urbanistica, perché il problema vero è non si capisce se bisogna costruire di più o di meno per quello che riguarda questo partito. Noi diciamo stop alla cementificazione, il sindaco è molto preciso su questo punto. Non ho trovato efficace l'argomentazione.
Grazie, lei rappresenta il comitato dei cittadini? Sì, io rappresento questo gruppo che si chiama Enigma perché vorrebbe svelare questo mistero di sfiducia dato in questo modo così poco trasparente al sindaco che noi sosteniamo, l'attuale sindaco. Grazie. Fare dichiarazioni, credo che valga la pena a bocce ferme nei prossimi giorni di incontrarci e di parlarne, insomma, magari chiedo a voi la vostra disponibilità di aspettare almeno un giorno o due, qui oggi la notizia c'è già. Credo che sia necessario dire una cosa però, la cosa più importante è questa, che questa scelta che è veramente francamente inconsistente e inusitata, peserà sui cittadini, soprattutto su di loro, perché nei prossimi mesi c'erano alcune scelte importanti che avrebbero toccato il Consiglio Comunale, scelte discusse da tempo, come ad esempio quella di bloccare la famosa variante Belvedere, come ad esempio la scelta di far nascere all'interno di un comparto che è tra i più grossi di Zola Predosa, questo comparto C4, 64.000 metri di casa, l'asilo nido e la scuola materna che non ci erano stati lasciati in eredità e che avrebbero dovuto essere decisi l'11 marzo in Consiglio Comunale, questo lo sanno tutti. Quindi chi peserà, su chi peserà questa scelta, peserà soprattutto sui cittadini. Io non ho usato il mio ruolo di sindaco per la lista civica, però c'erano nei prossimi mesi diverse inaugurazioni di cose che dovevamo appunto, che abbiamo finito di realizzare e quindi forse questo a qualcuno dispiace. Senta, ma qual è la sua colpa per cui non è stato ricandidato? Io non ho nulla di cui vergognarmi. Penso che bisogna far vincere le idee in politica. Sì, è arrivato il momento di far vincere le idee e non gli apparati. Okay.